La situazione politica in questo momento è in stallo. Che vuol dire in stallo? Vuol dire che sono tutti uno contro l'altro. La parte destra dice una cosa, la sinistra la prevarica, la sinistra propone qualcosa, la destra la calpesta e si va avanti così, con questa politica di dozzina, come io dico, che nulla risolve. Tutti dovrebbero essere, sono, credono di essere contro l'attuale governo, dimenticandosi che questo governo tecnico è quello che ci sta salvando la situazione. Che ne possa pensare qualsiasi altro, chiunque altro, io la penso così e lo dico. Abbiamo riguadagnato credibilità all'estero, è chiaro, abbiamo dei seri problemi, ma guardiamo in questo momento cosa sta succedendo in Grecia. Comunque, transeat anche questo. I palazzi della politica sono intasati del niente, le leggi sono lì, stazionano, uno dice una cosa, quell'altro gliela boccia, nelle votazioni segrete succedono le peggiori delle cose. Mi viene a mente un episodio un po' datato, è un conclave per l'elezione di un nuovo papa del 1270. Quel conclave si tenne al Palazzo dei Papi a Viterbo, che era la sede papale. Cosa successe? Successe che coloro i quali, cardinali che dovevano nominare il nuovo papa, non trovavano assolutamente un accordo. Chi proponeva una cosa, qui veniva bocciata da là, e via, e via, e via, andavano avanti. E passarono degli anni. Teniamo conto che il costo, diciamo, alimentare di questa situazione era a carico dei viterbesi. E badate bene, non è che, diciamo, i cardinali si nutrissero di pane e cicoria, no, erano le migliori delle prelibatezze possibili e immaginabili, e viceversa il viterbese faceva quasi la fame. Allora il popolo si ruppe le scatole e disse e studiò. Prima di tutto chiuse i cardinali a chiave nel palazzo, poi cosa fece? Scoperchiò il tetto e in pochissimi giorni questa soluzione del popolo cosa fece? Sortì un nuovo papa che, salvo errori, dovrebbe essere un Gregorio X. Allora dite voi, cosa ci combina? Sì, ci combina, scoperchiamo e chiudiamo a chiave i palazzi della politica, il palazzo Montecitorio e il Senato, eccetera, li chiudiamo tutti dentro, non gli si dà da mangiare e vedete che troveranno un accordo. Pro bono pacis, buon Natale, arrivederci.